Una mostra importante nell'ambito del cartellone autunnale del MUST è di Lecce 2015, Lecce Galleria d'Arte. Sì, questa è una mostra fotografica che ha due obiettivi, quello di naturalmente di dare un'offerta culturale sulla fotografia alla città di Lecce, ma rappresenta anche un sodalizio con un'altra istituzione civica come quella della Galleria di Modena, che ha voluto fortemente, qui ho a fianco il curatore di questa mostra, Daniele De Luigi, ha voluto esportare questa collezione bellissima qui a Lecce, e si è creata una forte sinergia istituzionale oltre che di carattere culturale. Sono fotografie veramente belle, volti indimenticabili e che coprono un intero secolo di cinema, insomma si va da fotografie scattate negli anni 10 fino a fotografie scattate pochi anni fa. È una mostra appunto completa, direi, sul tema del cinema, perché ci sono i ritratti, ci sono le foto paparazzate per strada, ci sono le fotografie di scena e le foto prese durante la lavorazione dei film, no? Quindi è una mostra che siamo molto contenti di aver potuto portare qui a Lecce. Abbiamo una collezione di fotografia importante, insomma, quindi siamo felici quando può circolare, e sicuramente questa è una bella occasione perché Lecce è una città bellissima e questo museo veramente anche è un gioiello. Siamo felici che queste fotografie possano essere ospitate qui. Per la città, l'abbiamo fortemente voluta, andrà a Napoli dopo l'esposizione qui a Lecce, è un'occasione per scoprire un'arte straordinaria, quella della fotografia, ma per ricordare anche un'altra arte straordinaria, che è quella del mondo del cinema. Questo connubio rende questa mostra veramente particolarissima. Io invito i cittadini eccessivamente a venire a visitarla, perché si racconta anche un pezzo della storia d'Italia e di un mondo, quello degli anni 60 in particolare, forse troppo presto dimenticato. È una città in fermento, una città vivissima, che dà ancora una volta l'esempio di questa voglia di continuare a lavorare.